Mister Bertone, complimenti. Grazie. Perché devo essere sincero, tanti punti, quasi il doppio di differenza rispetto all'Aquila, ma nel secondo tempo soprattutto tanto cuore è mancato in là, poi ci ha messo la pezza Michelin, una parata miracolosa, mister. Sì, purtroppo è andata così, ma dobbiamo cercare, come stiamo facendo, come abbiamo sempre fatto in queste occasioni, perché purtroppo ci sono state tante partite simili a questa, di prendere il positivo e andare avanti. Mancano poche partite, è vero, ma noi ci crediamo, siamo convinti di poter arrivare all'obiettivo e daremo tutto quello che abbiamo, perché, ripeto, ci meritiamo questa salvezza, credo che l'abbiamo dimostrato sul campo, cioè... sono tante partite in cui abbiamo raccolto di meno di quello che meritavamo, compreso oggi, e quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, convinti di potercela fare, perché l'unica strada che conosciamo è quella del lavoro, quindi ci rimetteremo lì da martedì e continueremo a pedalare finché il campionato non sarà finito. Mister, non voglio mettere il dito nella piaga, però ha sbloccato il match Banegas su un erroraccio di Simone Servalli e non avete raggiunto il pari. A parte la bravura di Michelin su un colpo di testa che sembrava agevole, più semplice da parte di Gaon. Sono segnali questi che il calcio lancia, oppure l'umore rimarrà sempre alto da qui alla fine? Il calcio è fatto di episodi, molte volte Servalli ci ha salvato la partita, questa volta ha fatto un errore, siamo stati un pochino poco lucidi sotto porta. Ma sono cose che capitano. Noi, ripeto, la nostra trincea è il lavoro e noi dobbiamo continuare su questa strada, perché, ripeto, io credo che le persone che vengono a vedere le partite del Vasto Girardi possono dire tutto tranne che sia una squadra che parte battuta e che non ha la capacità di stare in piedi fino all'ultimo e di giocarsela con tutti, perché, ripeto, dal campo basso, che è primo in questo campionato, ad arrivare alle ultime posizioni con noi, Fano, Matese, noi ce la siamo giocata con tutti, dimostrando di meritarci di giocare questo campionato, e quindi siamo convinti di potercela fare. Mancano poche partite, ripeto, ma noi ce la faremo, quindi questa è l'unica cosa a cui vogliamo pensare, in cui vogliamo credere.